Covid-19 in Campania, 6.116 positivi su 47.692 tamponi, 22 deceduti, ancora in calo i ricoveri. I sindaci dell'isola di Ischia a difesa del Tribunale, oggi l'incontro a Napoli con Manfredi, Enzo Ferrandino, il governo deve rafforzare i servizi sulle isole, non tagliarli. A Nuvola TV anche l'intervento del presidente Ancim e sindaco di Forio, Francesco Del Deo. La cronaca, accende il fuoco in giardino e ne perde il controllo, paura a Forio in zona cava dell'isola, nessun ferito e fortunatamente pochi danni. Messa definitivamente la parola fine alla questione del ripetitore della TIM in via Pio Monte della Misericordia, a Nuvola TV l'intervento dell'avvocato Agostino Iacono, presidente del Comitato Cittadino, ora vogliamo il piano antenne. C'era una volta Ischia, la storia dell'isola raccontata attraverso l'esperienza degli anziani, Roberto Monaco del CAI. Abbiamo capito attraverso le storie dei nostri nonni l'importanza che oggi più che mai possono ancora avere la terra e la sentieristica. Lo sport, Real Forio, Flavio Leo non è più l'allenatore dei biancoverdi nonostante la fiducia della società, la squadra dice no al tecnico foriano. Dopo un mese ritorna la vittoria alla Virtus Libera, Gino Monaco, questa è casa mia, i ragazzi stanno capendo che tutti sono importanti al di là dei minuti giocati. Forio Basket sfiora il colpaccio contro Torrenova, coach Carone, dobbiamo essere più uniti sia in attacco che in difesa, Bartocci, tecnico dei siciliani, grande intensità, vittoria importante. Buonasera all'anteprima del telegiornale di Nuvola TV, avete ascoltato i titoli di questa sera subito dopo il bollettino regionale sul Covid in apertura, ancora una volta la crisi che sta affrontando il Tribunale di Ischia, soprattutto la lotta intrapresa dall'avvocatura supportata in queste ultime ore anche dai sindaci isolani dopo i primi incontri ad Ischia, oggi un primo incontro in terraferma proprio tra i rappresentanti dell'avvocatura, i sindaci isolani e il sindaco della città metropolitana di Napoli, Manfredi, in attesa ovviamente di ulteriori incontri e sviluppi di quella che è la vicenda che stiamo raccontando anche da diversi giorni. Ascolteremo l'intervento in diretta del sindaco di Forio e presidente Ancim Francesco Del Deo, ai nostri microfoni ha parlato anche il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino. Poi la cronaca con l'incendio che ha riguardato la zona di cava dell'isola a Forio, paura per diversi abitanti della zona, tutto è partito da un fuoco acceso nel giardino di casa e si è perso poi il controllo, a fuoco diversi canneti, tanta paura per le abitazioni, c'erano in zona anche bombole di gas, fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della Forio CB ha appunto scongiurato che accadesse il peggio. Parleremo poi della situazione antenne a Casamicciola, messa sicuramente la parola fine su quanto accaduto in via Pio Monte della Misericordia, una storia di qualche mese fa che abbiamo seguito in maniera approfondita, ma con l'avvocato Agostino Iacono si è parlato anche della necessità di dotarsi di un piano antenne sul territorio. E poi l'iniziativa del CAI con il cortometraggio C'era una volta Ischia, che trasmetteremo anche sui nostri canali subito dopo il telegiornale, ci presenta questa bella
della iniziativa Roberto Monaco. Concluderemo con lo sport. La notizia del giorno è sicuramente l'addio di Flavio Leo al Real Forio, al momento una notizia non confermata da fonti ufficiali, ma le indiscrezioni sono molteplici. E poi parleremo anche di Virtus Libera e di Forio Basket, ascoltando le dichiarazioni dei due tecnici, Gino Monaco da una parte, Carone dall'altra. Di tutto questo parleremo tra pochissimo nel telegiornale di Nuvola TV. Saremo in onda dopo la pubblicità. Finalmente a casa Micciola Terme, a Forio e a Lacco Ameno è arrivata la fibra ottica da 1 gigabit. Chiama 800 033 795. Con Ischia Wi-Fi Fibra sfrutti tutta la potenza della nuova infrastruttura in fibra, fino a 100 volte più veloce di una connessione standard e velocità in upload fino a 300 megabit. Chiama Ischia Wi-Fi 800 033 795. Hotel Revision, azienda leader nel mondo del web marketing in campo turistico, mette a disposizione la professionalità del proprio team altamente qualificato per la gestione del sito web e dei social network della tua azienda, anche se non appartiene al mondo alberghiero. Siti web responsive a partire da €799, consulenza social a partire da €249 al mese per 12 mesi. Nessuna improvvisazione, ma solo strategie efficaci, frutto di anni di esperienza e di formazione. Visita il sito www.hotelrevision.com oppure chiama il numero 320 06 62 592. Vuoi organizzare meglio i tuoi spazi e renderli più belli ed accoglienti? Per i lavori presso abitazioni o locali ad uso ufficio, affidati agli esperti di Drywall. Da oltre 20 anni, professionalità e competenza a disposizione del mondo edile sull'isola d'Ischia. Drywall è una ditta specializzata nella realizzazione di controsoffitti artistici in nervo metal, porte scorrevoli a scomparsa, controsoffitti in cartongesso, isolamenti termici ed acustici, archi e pensiline esterne, intonaci e pareti. Contattaci chiamando al 329 36 26 223 oppure scrivendoci via email. Drywall, per noi il lavoro è un'opera d'arte. Da oltre 10 anni è leader sull'isola di Ischia nel settore della vendita di auto nuove, usate e chilometri zero. Oltre alla sede storica di Ischia in via Michele Mazzella, Gran Turismo raddoppia anche nella zona ovest dell'isola, con un nuovo punto vendita a Forio in strada statale Forio, Lacco 167. Tony e Francesco ti aspettano per aiutarti nella scelta dell'auto che fa per te. Visita il nostro sito www.granturismoischia.it e contattaci per scoprire interessanti opportunità. Approfitta della super offerta in pronta consegna di Volkswagen T-Cross e Volkswagen Golf Serie 8. Gran Turismo. Sicurezza e affidabilità a portata di mano. Rieccoci con il telegiornale di Nuvola TV, diamo uno sguardo al bollettino diffuso dall'unità di crisi della regione Campania con i dati sul contagio riferiti alla giornata di ieri. Aumentano i tamponi analizzati, 47.692, aumenta ovviamente anche il numero di positivi, 6.116, ma resta comunque in calo la curva dei contagi anche della nostra regione. 7 i deceduti nelle ultime 48 ore, a cui bisogna aggiungere 15 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Ancora in calo anche i numeri che riguardano le ospedalizzazioni, 58 i posti letto di terapia intensiva occupati sugli 812 disponibili in totale, mentre sono 982 i posti letto di degenza occupati sui 3.160 disponibili in totale. Come detto in apertura, parliamo ancora una volta della vicenda che riguarda il Tribunale
di Ischia si è tenuto questa mattina l'incontro tra i sindaci isolani, i rappresentanti dell'avvocatura ischitana e napoletana e il sindaco di Napoli Manfredi. Si continua a discutere della stabilizzazione del Tribunale di Ischia e l'obiettivo è quello di sensibilizzare quante più forze politiche all'importanza del tema, evidentemente non colta dallo Stato centrale. Dobbiamo lottare per salvare un servizio essenziale qual è quello della giustizia, ha dichiarato il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino. A Roma devono capire che sulle isole i servizi vanno rafforzati e non tagliati, ha sottolineato il sindaco ischitano. Sentiamo lui e poi al rientro ci sarà in diretta anche l'intervento del presidente ANCIM e sindaco di Forio, Francesco Del Deo. Il punto della situazione parte da quanto accaduto la scorsa settimana, quando in Commissione Giustizia la proposta di emendamento che doveva prevedere la proroga della permanenza degli uffici giudiziari sul territorio dell'isola d'Ischia, ahi noi, è stato accantonato e quindi non è stato approvato da parte del Parlamento, quando invece per altri territori, specialmente per quanto riguarda l'Abruzzo, per comuni, per territori con minore popolazione e minore volume di giudizi trattati dagli stessi presidi giudiziari, è stata stabilita la proroga, che invece non è stata riconosciuta alle isole di Ischia, a Lipari e all'isola d'Elba. Questa è una grande ingiustizia perché non tiene in considerazione quelle che sono le previsioni della Costituzione, che sancisce il diritto alla continuità territoriale. Oggi privare una comunità di 70.000 abitanti come l'isola d'Ischia, che è la terza isola italiana nel Mediterraneo dopo Sicilia e Sardegna per popolazione, è veramente una cosa che grida vendetta. Da quel momento sono iniziate una serie di attività finalizzate a accendere le luci della ribalta su questa ingiustizia che si sta perpetrando a danno della nostra comunità. E non ultimo, stamattina insieme agli altri sindaci abbiamo incontrato presso la Camera di Commercio, grazie a un incontro promosso dal Presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola, con il sindaco metropolitano Manfredi, già ministro della Repubblica, al quale abbiamo chiesto di avere un sostegno come isola d'Ischia e comunque come isole minori rispetto a questa decurtazione di servizi sul nostro territorio, nel caso di specie sulla giustizia. Abbiamo avuto rassicurazioni da parte del sindaco metropolitano di un suo interessamento, come d'altronde ha già evidenziato e posto in essere quando è stato ministro della Repubblica. Ricordo che è stato ministro dell'università e della ricerca scientifica. Speriamo che questa attività di pressing che porterà avanti possa dare i suoi frutti. Sindaco, ho l'impressione che al di là della giustizia il tema sia quello in generale di tutti i servizi essenziali per le isole minori, e ancora uno Stato centrale che ha difficoltà a riconoscere uno status quasi emergenziale o comunque diverso dei territori isolani. Chi vive su un'isola oggettivamente vive in contesti ambientali di particolare pregio, e noi siamo fortunati sotto questo aspetto, ma non dobbiamo dimenticare che vivere tutto un anno, 365 giorni, significa dover subire una serie di disagi forti, e uno Stato centrale, serio, vicino al cittadino, pronto a rispondere alle esigenze che la popolazione sul territorio finisce per avere, devono garantire quattro servizi fondamentali, che sono giustizia, trasporti, sanità e istruzione. Noi temiamo fortemente, dopo la chiusura del Tribunale, che questo Stato poco presente sui territori, in modo particolare sulle isole minori, finisca per affievolire qualitativamente e quantitativamente anche l'offerta dei servizi anche negli altri campi. Per questo bisogna attivarsi, come stiamo facendo, bisogna battagliare per far sentire la voce della popolazione ischitana, ma di tutte le isole minori,
della nostra nazione, del nostro Stato, affinché i servizi vengano potenziati e non eventualmente diciamo, chiusi e sottratti alla pubblica fruizione di questi territori. Come detto in diretta all'intervento del presidente ANCIM e sindaco di Forio Francesco Del Deo, che tra l'altro già da tempo sta lottando per quanto concerne non solo la situazione del Tribunale di Ischia, ma in generale la difesa dei servizi essenziali sulle isole minori. Buonasera sindaco, una problematica che non riguarda solo il Tribunale di Ischia, ma una vera e propria bocciatura, se vogliamo definirla così, per i tribunali delle isole minori. Che cosa sta accadendo? Buonasera a tutti voi, buonasera ai telespettatori. In effetti questa battaglia che sto conducendo per il tribunale è una battaglia che per me è iniziata 12 anni fa, prima che io fossi stato eletto sindaco. E insieme alla Soforenza Ischitana, con Gian Paolo Buono e con diciamo, tutta la Soforenza, ivi compreso il CNF, il Consiglio Nazionale Duco Forense, abbiamo portato avanti questa battaglia, che è una battaglia di legittimità, una battaglia che deve porre i cittadini delle isole minori e della terraferma tutte sullo stesso piano. Mercoledì mattina sono rimasto strabiliato quando ho saputo la notizia che la Commissione Giustizia era stata in riunione fino alle 3 di notte e poi avevano praticamente accantonato, questo significa bocciato, il rinnovo dei tribunali distaccati delle isole minori Elba, Ischia, Dunga e Lipari. È un fatto gravissimo questo, perché nello stesso tempo abbiamo visto che i tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano, che sono tribunali che distano fra loro soltanto pochi chilometri, più ce ne sono tre già stabili, cioè nel giro di pochi chilometri esistono circa 7 tribunali. Potrei fare un altro esempio, l'abbiamo persa. Prego, la sentiamo. Isernia con 20.000 abitanti ha procura e tribunali, la Nusei con 5.400 abitanti ha addirittura tribunale e procura, Larino con 6.600 abitanti o poco più c'è addirittura tribunale e procura. Cioè, Larino è grande quanto la frazione Panza, insomma. E addirittura c'ha il tribunale e c'ha anche la procura della Repubblica, il che è una cosa d'un assurdo. Purtroppo abbiamo poca rappresentanza a livello parlamentare del nostro tribunale, perché il tribunale, diciamo, questi quattro tribunali che sono stati prorogati, c'è stata una battaglia ferma dell'onorevole D'Alfonso del PD, che abruzzese, che ha portato avanti con forza dunque questa battaglia e quindi dunque questa proroga. Dobbiamo comunque continuare dopo questa battaglia, dobbiamo cercare di far capire che le isole minori sono delle realtà diverse rispetto alla terraferma. Abbiamo ottenuto mercoledì 9 febbraio il decreto per l'istituzione della 73esima area. In Italia esistevano 72 aree interne per definirle aree con esigenze particolari, con peculiarità diverse. Come ANCIM, come isole minori, siamo riusciti a far istituire la 73esima area. Questo è già un primo successo, perché significa far riconoscere la differenza fra le isole minori e la terraferma. Anche sulla base di questa piccola ma importante conquista, ecco, quali possono essere i prossimi step proprio in termini pratici per farsi ascoltare da Roma? Perché mi sembra, prima lo ha accennato, è un problema anche di rappresentanza a livello parlamentare. È stato messo all'ordine del giorno per quanto riguarda il milleproroghe, ma non è detto che venga discusso, anche se il governo ha approvato l'ordine del giorno. Io credo che noi
Dobbiamo continuare, dobbiamo cercare di insistere per farlo inserire nel prossimo decreto, che potrebbe essere il decreto ristori. Aspettiamo l'intervento che stamattina ci ha promesso il sindaco della città metropolitana, Gaetano Manfredi, quindi anche sindaco di Napoli, nello stesso tempo quello che per noi una volta era il presidente della provincia di Napoli, oggi si chiama sindaco della città metropolitana. Manfredi lo conosciamo come persona capace e concreta, è stato rettore, è stato ministro, adesso fa il sindaco di Napoli, è una persona, diciamo, concreta, capace, e poi è una persona che quando si impegna a portare avanti un problema non molla, e noi abbiamo bisogno proprio di queste persone. Poi naturalmente ci saranno i prossimi passi che faremo già da questa settimana e all'inizio della settimana prossima a Roma con i parlamentari di tutti i partiti per farci riconoscere questa proroga fino al 2000, per 2023, speriamo pure 2024, ma la proroga è una cosa che come isola minore non ci soddisfa assolutamente. Noi dobbiamo puntare alla stabilizzazione, perché come dicevo prima, se esistono zone con procure e tribunali, con pochissimi abitanti, con un quarto degli abitanti che ha Forio, e quindi significa col 10%, meno del 10% dell'abitante dell'isola d'Ischia, se hanno procura e tribunali, noi chiediamo soltanto una stabilizzazione del nostro ufficio giudiziario. Non è una battaglia, io la sto conducendo da oltre 10 anni, ripeto, 12 anni, quindi 2 anni prima che fossi sindaco. Non è una battaglia che la si fa per la sofferenza per gli avvocati, ma è una battaglia di civiltà che bisogna farla per i cittadini dell'isola d'Ischia, perché questo significherebbe aggiungere disagi ad altri disagi che già esistono. Grazie, grazie Sindaco. Ovviamente ci terremo in contatto e ci riaggiorneremo sugli sviluppi. Buona serata. Grazie, buonasera. Restiamo sul tema della politica. Una notizia flash: l'assemblea dell'EVI, conclusasi nella tarda serata di lunedì ad Ischia, segna una significativa divisione tra i sindaci isolani. Non si è raggiunta l'unanimità, infatti, tra i primi cittadini divisi tra chi ha scelto la linea della continuità con la scelta come liquidatore di Alessandro Condurro, ovvero Ischia, Barano, Serrara, Fontana e Casamicciola, e chi invece voleva affiancare al professionista partenopeo la figura di Giovanni Perillo, ossia Francesco Del Deo e Giacomo Pascale per i comuni rispettivamente di Forio e Lacquameno. Al voto, come era scontato, ha prevalso la maggioranza, ma è chiaro che non mancano interrogativi e perplessità sulle conseguenze che potrà avere questa divergenza di opinioni su questa scelta e su questo tema da parte degli amministratori isolani. Intanto, comunque, è stato scelto Alessandro Condurro come nuovo liquidatore dell'EVI. La cronaca: nel pomeriggio di oggi in zona Cava dell'Isola è divampato un incendio causato da un fuoco acceso per smaltire delle palme in seguito alla pulizia di un giardino. A causa del forte vento si è perso il controllo del fuoco che ha raggiunto i vicini canneti, alimentando ulteriormente l'incendio e mettendo a rischio le vicine abitazioni. Paura per i residenti della zona che immediatamente hanno allertato i vigili del fuoco giunti sul posto insieme ai volontari della Forio CB. Fortunatamente, dopo ore di lavoro, l'incendio è stato domato. Tanto spavento, ma per fortuna nessun danno grave. L'accaduto ci è stato raccontato anche attraverso le testimonianze di alcuni residenti. Ne riportiamo una: eravamo a tavola per il pranzo ed abbiamo cominciato a sentire strani rumori dal terreno del vicino senza darci particolare attenzione. Improvvisamente il rumore delle fiamme è aumentato, così come il fumo, tanto da raggiungere non solo le abitazioni limitrofe, ma addirittura arrivando a propagarsi anche in tutta la zona. Prontamente abbiamo avvisato i vigili del fuoco, ma nell'attesa le fiamme hanno cominciato ad aumentare, quindi, mossi dallo spavento, abbiamo tentato di domare le fiamme vicine aiutandoci con le pompe per l'irrigazione delle piante. Fortunatamente i pompieri e gli uomini della CB sono arrivati ed hanno spento
momento tutto. Allora il grazie di tutti i residenti della zona, conclude così questa testimonianza. Tra l'altro a rischio c'erano anche diversi luoghi in cui erano presenti delle bombole di gas, fortunatamente il peggio è stato scongiurato. In questi giorni a Casa Micciola si è chiusa definitivamente la questione relativa all'installazione del ripetitore TIM in via Pio Monte della Misericordia. A Nuvola TV l'avvocato Agostino Iacono, presidente del Comitato Cittadino, oltre ad esprimere soddisfazione per come si è conclusa la vicenda, chiede che le amministrazioni isolane adottino finalmente un piano antenne. Il servizio è di Gennaro Salvi. Buonasera Gennaro Savio, innanzitutto grazie per l'ospitalità e dobbiamo dire che come comitato già eravamo soddisfatti del risultato raggiunto, perché già nel mese di ottobre lo scopo principale era quello dello smontaggio dell'antenna in base anche al provvedimento del TAR che riguardava il contenzioso proprio sull'antenna tra il Comune di Casa Micciola Terme, il Comitato e la TIM. E da questo poi è instaurato anche un giudizio, un contenzioso privato, che però riguarda più l'area, più i fatti privati di quanto riguarda gli abusi. Però noi già eravamo soddisfatti comunque del risultato raggiunto nel mese di settembre, che poi ha portato allo smontaggio dell'antenna nel mese di ottobre. Però la nostra battaglia non finisce qui, perché dopo quel provvedimento noi abbiamo inviato una nota alla Regione Campania e ai sindaci dell'isola di Ischia chiedendo di adottare un regolamento che va a disciplinare un piano di insediamento e di localizzazione di queste antenne a fine di evitare problematiche quindi dei contenziosi con la collettività, con i cittadini, individuando ove mai ci fossero delle aree dove installare queste antenne. È un problema serio e importante di civiltà, perché adesso nel mondo della globalizzazione e dell'aumento quindi della tecnologia c'è bisogno di una regolamentazione ad hoc. Deve essere adottato dalla Regione Campania e dai comuni dell'isola di Ischia in maniera unitaria. Speriamo che venga adottato al più presto questo regolamento, a fine proprio anche di evitare queste diatribe con i cittadini, perché non è il primo caso che avviene, come al comune di Casa Micciola Terme, dove c'è stata una ferma opposizione da parte dei cittadini della zona, ma avviene anche in altre zone dell'isola di Ischia. Quindi c'è necessità di regolamentazione. Soprattutto in questo caso, visto che è stato impegnato in prima persona il comune di Casa Micciola Terme, l'amministrazione comunale dovrebbe avere tutto l'interesse ad approvare un piano ad hoc per quanto riguarda il proprio territorio di competenza. Lo si farà o no? Sì, noi stiamo sollecitando, perlomeno dall'amministrazione comunale, già so che c'è allo studio l'adozione di questo regolamento da sottoporre anche agli altri comuni, perché è importante affinché poi si possa evitare diatribe e dei tempi dei contenziosi che non fanno bene né all'amministrazione né alla collettività né ai cittadini. Speriamo che più presto possa esserci una proposta, almeno da parte del Comune di Casa Micciola Terme, da inviare agli altri comuni, che magari tramite una tavola rotonda, una riunione fatta fra di loro, possano trovare un'intesa sulla regolamentazione del piano di insediamento e localizzazione dell'installazione degli impianti del fornimento mobile, perché c'è la necessità.
L'attualità a ascoltare chi ha vissuto l'isola di Ischia in un tempo non molto lontano, ma con uno stile di vita completamente diverso. Questo è l'obiettivo del cortometraggio C'era una volta Ischia, riscopri la tua isola, realizzato dal CAI Ischia e che trasmetteremo questa sera subito dopo il telegiornale. Ne ha parlato ai nostri microfoni Roberto Monaco, uno degli ideatori del corto. Ascoltiamolo. In realtà il cortometraggio aveva un duplice scopo, non solo quello di incentivare l'ascolto delle persone anziane, perché sono un magazzino enorme di informazioni, di storia, di cultura legata alla nostra isola, e molto spesso è purtroppo una cultura legata alla parola, non ci sono ricordi scritti di queste persone, quindi si rischia di perdere tutto questo patrimonio inestimabile che noi abbiamo. Quindi il primo obiettivo era quello di incentivare l'ascolto delle persone anziane. Il secondo era un obiettivo forse ancora più importante, che era quello di riscoprire un po' la nostra isola, la nostra identità. Perché di fatto la nostra isola è legata a un animo profondamente contadino, noi molto spesso ce ne dimentichiamo. Però la testimonianza di queste persone ci riconduce a questo animo contadino dell'isola di Ischia, legato alla cultura della vite, legato alla cultura della terra, e soprattutto una cultura enogastronomica incredibile. Se noi ci domandiamo il perché il piatto più famoso di un'isola è un coniglio, già qui ci facciamo tante domande rispetto al luogo comune di un piatto più famoso di un'isola che è quello di pesce, magari. Però ecco, parlando con queste persone, guardando il passato dell'isola, c'è un animo contadino che dimentichiamo di avere, ma che in realtà potrebbe costituire un'opportunità di rilancio della nostra isola. Infatti la ricchezza dell'isola non va ricercata altrove, nella banalità, ma va ricercata proprio nella nostra cultura e nella nostra tradizione, e soprattutto va riqualificata perché di fatto questi terreni dove loro vivevano, i sentieri che loro percorrevano, oggi sono quasi abbandonati. Abbiamo terreni incolti, abbiamo tanti terrazzamenti che sono abbandonati, la sentieristica che si sta cercando di riqualificare. Ecco, quindi si vuole cercare di spronare e di riscoprire la nostra isola con l'obiettivo di spronare anche a riqualificare tutto quello che prima c'era e che purtroppo oggi è in decadenza. Roberto, c'è qualche esperienza particolare o comunque in generale di cosa hanno parlato queste persone anziane? Ma ci hanno raccontato tantissime storie. Quella che forse più mi ha segnato è quella di Luigi Di Meglio di Buonopane. Lui ha 98 anni e ci raccontava delle sue giornate di lavoro, che partiva alle 4 di mattina e tornava la sera a casa. E quando io gli ho chiesto cosa lui pensasse della relazione con la terra, cosa gli aveva insegnato la terra, lui mi disse che voleva sparare la terra, perché la terra l'aveva distrutto. E quindi un giorno lui andò nella terra e la sparò, perché era distrutto dalla fatica. Questa sicuramente è stata una cosa che mi ha fatto venire i brividi. O anche quando mi raccontava che per comprare le scarpe lui da Buonopane non scendeva a Ischia, perché a Ischia costavano 5 soldi, mentre se andavano a Forio costavano 2 soldi. E quindi lui partiva da Buonopane, prendeva il sentiero che portava a Toccaneto, da Toccaneto quasi sulla punta, sull'Epomeo, e poi ritornava, scendeva per Santa Maria al Monte e andava a Forio a comprare le scarpe. E quindi ecco come è legato tutto al passare attraverso i campi, a passare attraverso la sentieristica, che prima erano arterie pulsanti della nostra isola. E quindi queste storie mi hanno sicuramente arricchito tanto. E allora, dopo il nostro telegiornale, trasmetteremo il cortometraggio. Concludiamo il TG con l'ultima pagina dedicata allo sport. Dopo l'ennesima sconfitta rimediata dal Real Forio, è iniziato un lungo momento di riflessione per la società e lo staff tecnico, che però avevano portato ad una nuova riconferma del tecnico Flavio Leo. Sembrerebbe però che dopo un confronto con la squadra, il mister
del Real Forio abbia abbandonato lo stadio Calise, facendo pensare quindi che la squadra abbia manifestato la mancanza di fiducia nei confronti del proprio allenatore. Al momento va sottolineato, non ci sono comunicazioni ufficiali, tuttavia appare molto probabile che Flavio Leo non sarà più l'allenatore dei biancoverdi e che la società dovrà trovare ora un suo sostituto. Vedremo nelle prossime ore quali saranno gli sviluppi. Calcio a 5, come abbiamo raccontato ieri, torna la vittoria alla Virtus Libera Forio, tra l'altro dopo un mese ritorna la vittoria insieme al ritorno di mister Gino Monaco, che abbiamo intervistato dopo la vittoria conquistata in casa contro il Mama Futsal San Marzano. Questa è casa mia, i ragazzi stanno capendo che tutti sono importanti al di là dei minuti giocati, ha dichiarato Gino Monaco. Abbiamo poi ascoltato anche la voce del capitano Enzo Coppa, grande protagonista, così come un grande protagonista è stato Crescenzo Curci, e nel servizio ci sono anche le dichiarazioni del dirigente Giuseppe Caruso. Mister Monaco, un ritorno vincente sulla panchina della Virtus Libera, una partita che alla vigilia non era per nulla facile, lo si è visto in campo, visto il testa a testa tra le due squadre in classifica. Sì, prima di tutto fammi fare i complimenti alla squadra avversaria, che si è dimostrata quello che noi ci aspettavamo, una squadra ottima, tosta, che devo dire ci ha messo in difficoltà. Ritorno a casa, io questa è, anche se non fossi ritornato, era comunque casa mia, dopo 5 anni la sento come casa mia. Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi. E anche oggi hanno capito che ho 30 minuti anonimi, ho 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti alla grande, è tutta un'altra cosa. Faccio complimenti a Crescenzo, il portiere, che si è fatto trovare pronto nel momento in cui si è infortunato De Nicola, un bel intervento all'ultimo ci ha fatto stare più tranquilli, e al capitan Coppa che è stato tutto il primo tempo seduto e quando è entrato si è fatto trovare pronto, prontissimo, che ha messo anche il sigillo sulla partita. Ce l'abbiamo proprio qui, Coppa, oggi possiamo dirlo, un giocatore veramente determinante in campo. Sì, dopo una lunga assenza, non vincevamo da quasi un mese, sono contentissimo soprattutto per la vittoria. È arrivato anche il gol, ma l'importante è la squadra, quando vince la squadra è sempre ottimo, al di fuori della prestazione. Curci, sei subentrato dopo l'infortunio di De Nicola, provvidenziale un tuo intervento e poi straordinario il gol, la ciliegina sulla torta proprio alla fine. Vabbè, sono contento per il gol, però come dice il capitano, sono contento soprattutto per la vittoria, perché era un periodo dove ci servivano punti contro una grande squadra, abbiamo fatto una grande partita, quindi sono contento, ripeto, per il gol, ma una grande vittoria di squadra. Giuseppe Caruso, dirigente della Virtus Libera, sei sudato come se avessi giocato, una partita importantissima, è giunta la vittoria, grande soddisfazione immagino. È una grande soddisfazione, uno scontro diretto, l'abbiamo messi adesso in sicurezza, è una grande vittoria, è quello che ci voleva per tutto l'ambiente. Come ha detto il capitano, la vittoria mancava da quasi un mese, è stata una vittoria fondamentale e determinante per il morale, per tutto l'ambiente. Adesso dobbiamo abbassare la testa, festeggiare oggi, ma già da domani iniziare a concentrarci sui prossimi impegni, sulle prossime partite che saranno fondamentali per raggiungere tutti gli obiettivi che la società si è preposta assieme all'allenatore e ai ragazzi. Forio Basket sconfitto di 3 punti con Torrenova, quindi impresa solo sfiorata. Ascoltiamo le voci del post partita con le dichiarazioni dei due allenatori. Coach Carone, che ha sostituito un espulso Marinelli, una partita sicuramente viva e equilibrata, una squadra che ha lottato. Tutto sommato, cosa ancora manca a questo Forio per far proprie queste sfide? Qualche momento dove purtroppo ci disuniamo, sia da un lato che dall'altro, e sicuramente nel nostro percorso di crescita dobbiamo migliorarlo tantissimo, sia in attacco che in difesa purtroppo passiamo dei momenti di buco dove non riusciamo a unirci dietro e non riusciamo a essere neanche uniti in attacco, dove poi chiaramente non riusciamo a produrre e in difesa soffriamo, quindi dobbiamo essere più bravi in quei momenti lì, di essere più compatti su entrambi i lati del campo.
Sicuramente in difesa sono mancate un po' di rotazioni e di raddoppi. In attacco manca ancora un po' di fluidità, forse perché la squadra è messa e amalgamata ancora da poco tempo, rispetto invece magari alla formazione ospite che sta da più tempo insieme. No, sono tante giornate di campionato, onestamente. Vorrei poter prendere questa come scusante, ma non lo è. Dobbiamo soltanto cercare di migliorare nello stare insieme, sia da un lato che dall'altro. Quello è quello che ci manca, nello stare insieme dietro, nel poter essere più uniti e nello stare insieme davanti. Quindi quell'amalgamazione di cui parlava ci può venire soltanto se riusciamo a giocare insieme ed essere più collaborativi. Cosa che in alcuni momenti purtroppo non facciamo né da una parte né dall'altra, né in attacco né in difesa. Comunque la squadra cresce anche in termini di impegno del collettivo, c'è stato qualche minuto in più anche per la panchina, occorre migliorare anche su questo, sui giovani che si integrano e dimostrano anche una certa personalità. Assolutamente sì, ognuno deve avere un suo ruolo prestabilito all'interno della squadra, se ognuno dà il suo mattoncino tutti quanti possiamo portare a casa un risultato importante. Se ognuno non dà il suo mattoncino chiaramente soffriamo e abbiamo bisogno di tutti in questo momento, assolutamente. Coach Bartocci, una vittoria difficile, non scontata, dove è prevalsa la maggiore personalità del Fidelia Torrenova e forse anche la maggiore capacità di leggere e punire gli errori degli avversari. Diciamo che avevamo una grande motivazione oggi per vincere questa partita, perché per noi significa mettere una squadra sul 2-0 e aumentare la differenza in classifica. Per una squadra come la nostra che vuole raggiungere la salvezza nel più breve tempo possibile era un risultato importante. Siamo stati molto bravi nel primo tempo a punire alcuni errori che ha fatto Forio e abbiamo giocato con una buona lucidità, cosa che forse ci è riuscita di meno nel secondo tempo, dove magari ci siamo fatti un po' anche coinvolgere e non abbiamo avuto la stessa intensità sia in difesa che in attacco, quindi abbiamo cominciato a forzare tiri e soluzioni e questo ha permesso a Forio di rientrare giustamente in partita. Dai campi della Serie A a queste categorie che onorano e gratificano sicuramente i tanti appassionati della pallacanestro. Negli ultimi tempi occorre un po' recuperare questa passione, questo entusiasmo, ritornare nelle scuole. Faccio una domanda che forse c'entra poco con la partita, ma molto con la nostra ragione di vita, che è il basket. Sì, soprattutto per noi abbiamo lavorato tanti anni nel settore giovanile, quindi resta sempre un pizzico di cuore, no? Con i ragazzi. Bisogna dire che abbiamo perso 2 anni di attività, purtroppo, in un movimento già asfittico, con diverse problematiche. Questi 2 anni sicuramente rischiamo di perdere una generazione di ragazzi importante. Per questo bisogna che tutti quanti noi facciamo un passo in più. Le scuole è uno dei primi passi importanti da fare. Questi progetti scuola devono proprio riportare i ragazzi nel campo. E se non riusciamo a riportarli direttamente come società, andare noi come società nelle scuole a proporre e a cercare di coinvolgere quanto più è possibile nuove leve. È in vigore fino alle 23.59 di oggi l'allerta meteo della Protezione Civile della Regione Campania per venti forti e mare agitato. È stata prorogata l'allerta che era stata diramata nella giornata di ieri. Previsti ancora venti forti che da occidentali diventeranno settentrionali con locali rinforzi. Mare agitato soprattutto lungo le coste esposte. In serata non a caso sono state tagliate diverse corse degli aliscafi, anche corse traghetto Medmar da Pozzuoli coperte dal traghetto Agata, garantiti collegamenti tutto sommato con la terraferma grazie ai traghetti. Domani sono previsti miglioramenti, ma comunque in forze diverse corse. Andiamo allora a dare uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà il definitivo allontanamento verso il Mediterraneo orientale della perturbazione transitata sull'Italia, quindi alta pressione che torna protagonista sul nostro paese, in attesa poi che correnti umide atlantiche nel weekend tornino a interessare l'Italia. Per le prossime ore però tempo bello, con questo mercoledì assenza di nuvole, cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud e di conseguenza anche assenza di precipitazioni
lo vediamo dalla nostra mappa delle piogge con macchie bianche o azzurre solo al di fuori dell'Italia. Quindi davvero sono una splendida giornata di sole, lo vediamo anche da questa cartina con temperature tra l'altro nel pomeriggio anche molto miti in tutta Italia, toccheremo e supereremo i 15 gradi. Vi segnalo solo un po' di vento al sud, soprattutto in Puglia, in attenuazione col passare delle ore, e a inizio giornata un po' di freddino al centro nord con temperature intorno allo zero, di poco al di sopra. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre località scaricate e consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. È tutto per stasera con il TG News che ritorna domani alle 20.30, come detto tra pochissimo in onda il cortometraggio C'era una volta Ischia. Grazie ancora, buon proseguimento di serata a tutti voi.